È possibile migliorare la qualità delle nostre riprese senza spendere centinaia o migliaia di euro per acquistare una nuova macchina? In questo video voglio raccontarti la mia esperienza. Ciao, io sono Dario e sono un videomaker e su questo canale racconto la mia esperienza nel mondo della creazione dei video, quindi se ti interessasse l'argomento ti invito a iscriverti attivando la campanella. Ma passiamo subito all'argomento di oggi. Si tratta di una riflessione che mi è venuta in mente mentre lavoravo al video della settimana scorsa che, se non hai ancora visto, ti consiglio di guardare perché è molto interessante, riguarda la GoPro e te lo lascio qui nelle schede oppure sotto in descrizione, ma guardalo pure con calma alla fine di questo video. Oggi mi andava di registrare il video così, in piedi, vado in giro per casa. Ciao! Torniamo a noi. Dopo aver pubblicato quel video, mentre lo stavo caricando sul canale, ho dovuto creare l'immagine di copertina che lo caratterizza, un po' come tutti gli altri video. E mi sono reso conto che, siccome il video trattava di un argomento che avevo già trattato l'anno scorso, l'immagine di copertina era molto simile a quella che avevo pubblicato l'anno prima, ma differiva per una serie notevole di dettagli. E ora te le metto tutte e due qua in sovraimpressione, anzi mi sposto un pochino, ecco così, in modo che anche tu possa renderti conto delle differenze fra le due immagini, che secondo me sono molto evidenti. Nonostante tutto, l'immagine comunque rappresenta più o meno la stessa cosa. Ma che cosa è cambiato? Prima di procedere con questo video ho voluto fare un sondaggio su Instagram fra i miei contatti per capire quale delle due immagini fosse la più bella, perché non volevo che fosse soltanto una mia opinione a influenzare il giudizio, ma secondo me l'immagine che ho realizzato quest'anno per il video è molto più accattivante e più interessante e colpisce anche molto di più. Ma analizziamole un secondo e cerchiamo di capire perché. E soprattutto cerchiamo di capire che cosa è cambiato. Allora, innanzitutto la casa è sempre questa, non è cambiata, è sempre la stessa. Quindi direi che la casa non è cambiata. Le luci sono sempre queste due. Utilizzo queste due luci per fare i miei video qui a casa. Sono relativamente comode da utilizzare, vanno bene, fanno il loro dovere, quindi non ho avuto motivo di cambiarle nel corso di quest'anno. Quindi le luci non hanno influenzato la qualità dell'immagine. La macchina fotografica è sempre la stessa, è la Sony Alpha 7S2 con cui registro molti dei video che pubblico su questo canale e no, non è cambiata la macchina tra le due foto. Quindi che cosa è cambiato? L'obiettivo, ci sono, ma certo, era ovvio, è ovvio, si vede subito a occhio, la seconda foto, quella di quest'anno, è molto più nitida, c'è uno sfocato maggiore, sicuramente l'obiettivo è cambiato. E invece l'obiettivo è sempre lo stesso, non è cambiato. Ma allora, che cosa è cambiato tra un anno e l'altro, tra una foto e l'altra? Beh, è cambiato la consapevolezza e l'intenzione che avevo nel realizzarla, ovvero la foto di quest'anno volevo incentrarla maggiormente sull'oggetto di cui stavo andando a parlare, quindi la GoPro. Mentre nella foto dell'anno prima in realtà si trattava di un fotogramma del video in cui stavo parlando proprio di quell'oggetto, quindi non avevo prestato particolarmente attenzione alla composizione dell'immagine, perché stavo parlando, era proprio un fotogramma che avevo dovuto realizzare velocemente perché non mi ero messo a creare una copertina apposta per quel video, dovevo pubblicarlo in fretta e quindi ho deciso di utilizzare un fotogramma del video. Questo chiaramente mi ha un po' penalizzato, nonostante quel video sia stato comunque apprezzato e abbia avuto una buona visibilità. Quindi, che cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che il mezzo che ho utilizzato non è lui a fare la differenza nella qualità di un'immagine, ma è l'intenzione, l'idea, il concetto che vogliamo rappresentare. Quest'anno questa foto voleva essere incentrata maggiormente sull'oggetto che avevo in mano, le luci le ho piazzate in maniera identiche in realtà e ho fatto in modo che l'effetto di profondità di campo desse una maggiore tridimensionalità all'immagine, creando appunto questo distacco fra il soggetto e l'oggetto e creando questa foto un po' più tridimensionale. E poi c'era l'arancione che ovviamente sta bene su tutto ed è stato fondamentale per aumentare la qualità della foto. E a questo punto verrebbe da dire, beh, certo che è facile parlare, hai fatto la foto con una Sony A7S2 che è una full frame anche di un certo peso e rilievo, va bene, ok, avete ragione, però voglio dire, esistono tanti modi per fare la qualità. Certo che se usi una macchina di gran qualità, come in questo caso, è facile far venire una ripresa, ma se la macchina invece ce l'avessi in mano mentre tu stai facendo la ripresa,
allora forse ci si inizia a rendere conto che non è tanto il mezzo quanto l'utilizzo che se ne fa. E d'altronde io sto registrando questo video con la mia Sony Alpha 5100, che è una macchina che costa circa 300-350 euro. E poi, se ci riflettiamo un attimo, il paragone che potrei fare in maniera molto semplice è come se io dovessi andare da Milano a Roma. Potrei andarci in auto, potrei andarci in pullman, potrei andarci in treno, potrei anche noleggiare un elicottero e sicuramente ci metterei di meno. Ma il concetto importante è che io vada da un punto A a un punto B, che quindi raggiunga un obiettivo. E non è il mezzo l'obiettivo, il mezzo è quello strumento che mi permette di raggiungere il mio obiettivo. Ma esattamente come la macchina fotografica, è un mezzo che serve a catalizzare la mia creatività, ma da sola la macchina fotografica non fa niente. E soprattutto, se io non sono in grado di utilizzarla a dovere, quindi di sfruttarla per esprimere la mia creatività, anche una macchina fotografica molto costosa può fare dei video di me. Quindi il concetto importantissimo che voglio trasmettere con questo video è: non diamo la colpa o il merito della qualità delle nostre riprese esclusivamente al mezzo che utilizziamo, ma impariamo a ragionare col nostro cervello, a superare i limiti che sono imposti magari dalla nostra strumentazione e sfruttare la creatività per realizzare video di qualità sempre maggiore. Naturalmente tutto questo discorso è dedicato principalmente a chi potrebbe fare dei video ma utilizza la scusa di non avere l'attrezzatura adatta per non farli, mentre io sono convinto che basterebbe un telefono cellulare per fare dei video di ottima qualità, e infatti per questo motivo ho fatto il mio corso Video Smart Pro. Ma esistono delle situazioni in cui una macchina come la 5100 o comunque alcune macchine hanno dei limiti e che quindi è necessario avere degli strumenti adatti in base alla situazione in cui ci troviamo. Ovviamente sto parlando di situazioni professionali e quindi che richiedono determinate attrezzature e che hanno bisogno di una determinata serie di caratteristiche che magari non tutte le macchine possono avere. Però diciamo che nella maggior parte dei casi, per produrre video su YouTube, una macchina come questa, la 5100, o un telefono cellulare sono più che sufficienti per avere una buona qualità. Basta saperle usare con la giusta testa. Ok, per oggi è tutto. Spero che questo video ti sia stato in qualche modo utile o che comunque ti abbia fatto riflettere e ti abbia incuriosito questa mia riflessione. Se così fosse, naturalmente scrivimi un commento. Per oggi direi che finiamo qua. Volevo cercare di non fare di nuovo video troppo lunghi e spero di esserci riuscito, ma lo scoprirò solo in montaggio. Quindi ti do appuntamento al prossimo video e noi ci vediamo nel futuro. Esperienze nel mondo dei video. Quindi se ti interessa... Mentre stavo...